Buongiorno, oggi mi è arrivato quest'altro pacchettino da Amazon. Ho preso questi patch, queste goccine che vanno sotto agli occhi per far riposare gli occhi e per stenderli, per dare un senso comunque di sollievo. Quando li proverò ve li recensisco, anche se su Amazon c'erano parecchie recensioni molto positive. Bonjour ragazze, oggi è il 7 marzo, quindi domani è la festa della donna, anche se io domani dovrei comunque, sono molto impegnata la mattina, quel pomeriggio devo anche farmi la risonanza per un mio problema che ho di salute, per controllare. E niente, oggi è una bellissima giornata di sole. Allora, la situazione è sopracciglia labbra. Le sopracciglia devo fare il ritocco a fine di questo mese, ed è questa qua la situazione. Poi le labbra comunque si sono schiarite, non mi fanno più male, però comunque devo continuare a mettere il burro cacao cremoso proprio per idratarle, per averle sempre idratate. E stamattina mi sono truccata con la palette Soft Glam dell'Anastasia. No, che Soft Glam, mi sono truccata con la Soul Try. Poi, visto che il tempo permette, comunque fanno più o meno 16 gradi, mi sono messa questo vestitino della New Look verde militare e il giro maniche di pelliccia che presi anni fa da Silvia Nietzsche. E questo è tutto. Oggi è la giornata dei pacchi, mi sono arrivati altri due pacchi e penso questo è di Wish, ma penso che anche questo qua è di Wish. Allora, questo era il pacchettino di Dodo Lash, che è una collaborazione che ho fatto su Instagram. Cioè, ragazzi, da poco sono tornata a casa, mi devo fare uno shampoo veloce e ho appena scoperto che ho finito lo shampoo. Cioè, ho finito lo shampoo quello che io utilizzavo, quindi questo non mi va assolutamente perché, cioè, questo assolutamente no, perché mi appesantisce ancora di più i capelli e me li sporca, cioè proprio me li grassa in niente. Quindi sono costretta ad utilizzare questo qua della Gliss. Cioè, per farvi rendere conto che quello là antifurfora è peggio di questo per me. Cioè, ragazzi, quando andate di fretta tipo io, ho tipo 10 minuti per farmi uno shampoo, mi sono buttata con la testa nella vasca, cioè truccata. Cioè, l'acqua è scesa proprio sugli occhi, cioè nemmeno, che ne so, sulla fronte, sulle guance, proprio sugli occhi. Cioè, vabbè, io che non posso nemmeno lavarmi le sopracciglia ogni giorno, cioè il disastro. Sono appena tornata dall'estetista e ho cambiato il gel, le ho fatte così. Cioè, io le adoro troppo, ragazze, troppo. Allora, adesso è sera, sono a casa, ho fatto la skin night routine, una cosa del genere, perché comunque non è che posso molto toccare la zona degli occhi, e vorrei mettere sotto agli occhi questi patch che ho preso su Amazon. Voglio provarli un po', li metto sia un po' stasera che domani mattina. Ah, comunque le unghie le ho fatte così, questi colori qua. Qui c'è la chiattona che sta dormendo. Comunque sono colori, cioè questo qua è un marroncino, cioè comunque le ho fatte diverse,
anche perché io le immagini le prendo su Pinterest delle, delle unghie. Vado ad andare a letto la faccia. Ah, la funzione è purificare la pelle, ripristinare le cellule della pelle, mantenere l'umidità, ridurre i cerchi scuri, gonfiori e rughe e borse. Vabbè, a parte che a me mi servirebbe un chirurgo, però perché i soldi non li ho, sperimentiamo queste cose qua. Allora, benissimo, io ho tolto il tappo e qua esce anche questa specie di cucchiaino. Apriamolo. Ah, quindi c'è davvero molto molto molto, cioè c'è molto liquido, quindi ben volendo queste qua si possono anche riutilizzare mettendole qua all'interno. Sperimento. Ragazzi, la situazione è questa qui, sto piena di acqua, c'è sto liquido qua, li ho messi, penso che vado a stendermi sul letto perché evito comunque che scivolano stando all'impiedi. Buongiorno ragazze, sto provando questo qua dell'acqua qua e sto qui per recensirlo, quindi lo sto provando e stamattina mangio marmellata, adesso mi prendo il cornetto con, cioè ai 5 cereali, cioè, vabbè, non ci fate caso, non che parlo perché davvero adesso mi sono svegliata di prestissimo. Ora sono tornata a casa, stamattina cioè sono più o meno quasi le 4 e verso l'una sono andata a fare la risonanza magnetica, ora mangio, cioè sono proprio affamata, e perché, anche perché dovevo stare digiuna dalle 6 alle 8 ore, mangio la zucca che mi piace tantissimo. Poi dopo penso che prendo un antidolorifico perché non mi sento molto bene e mi metto un po' a letto. Il mio spuntino di oggi è questa pizzettina marinara, perché io vado pazza per la marinara. Sì, per me è uno spuntino. Per me. Buonasera ragazze. Dopo aver fatto la clip, se non mi sbaglio, della pizzetta, ho cenato e adesso sono uscita. A proposito, oggi è l'8 marzo, tanti auguri a tutte le donne, e stasera sono uscita, vado a mangiarmi un gelatino, cioè dopo la, vabbè, dopo la pizzetta, vabbè. Ma vabbè, stamattina veramente ho digiunato, cioè ho dovuto stare 8 ore digiuna. Ho mangiato che erano quasi le 4 del pomeriggio, ho pranzato, cioè raga, sono stata tutta la giornata ad avere una fame incredibile. E niente, il pomeriggio mi sono riposata, anche perché oggi c'ho il ciclo ed è abbastanza pesante a me. Quindi cioè, sono stata a riposo, non ho fatto niente di che, quindi stasera nemmeno mi sento chissà quanto in forma. Appunto, perciò sono uscita giusto per andarmi a prendere un gelato. Visto che le mimose ieri le ho avute in quelli, cioè in quelli fogliettini di plastica, per non farle soffocare le ho messe nella bottiglia con un po' d'acqua. Hanno un odore buonissimo. Oggi ho preso queste qua della Selex, le verdurine miste pastellate. Visto che io sono molto pigra, voglio provare queste qua già fatte, diciamo.
già pronte all'uso. Volendo si possono anche fare al forno, però vabbè, io già ho preparato la padella, oppure vabbè, la friggitrice. Beh, oggi è domenica, questo è il sugo di oggi. Poi qui ho preparato, c'è la carta assorbente per la frittura. Ora preparo l'insalata, ci metto questo sale rosa dell'Himalaya che ho preso da Tiger, e con limone e olio. Questa è la frittura, c'è la verdura impanata, così, però non è che ne è uscita tantissima. E questa è la focaccia. Buon pomeriggio ragazze, oggi è lunedì, sono le 6:20, fortunatamente le giornate si stanno allungando, quindi si sta ancora bene, c'è ancora luce. E sono tornata dalla palestra, oggi è il primo giorno dopo 2 mesi di palestra, e niente, già in settimana quando andai a fare delle analisi mi dissero di pesarmi, no? Di portare il peso e l'altezza. Cioè io credevo di pesare molto di più, stando comunque tanto tempo ferma. Invece no, fortunatamente il mio peso, non lo dico perché in pubblico, perché non voglio dirlo, però fortunatamente, cioè raga, non è che peso molto. Cioè mi pensavo che pesassi tipo 5 kg in più, 6 kg in più, e invece no. L'istruttore mi ha detto che comunque stando due mesi, l'istruttore mi ha detto stando comunque 2 mesi ferma, ovviamente ho perso elasticità, tonicità, l'ho perso un po', però vabbè, adesso mi rimetto un po' in carreggiata, anche perché stiamo quasi in primavera, quindi, però quest'anno raga, cioè, ho anche i miei nuovi bikini e vorrei prenderne altri, quindi vorrei un attimo rimettermi in forma, ci tengo davvero tanto, anche perché è un modo comunque di avere la mente concentrata su noi stessi, e penso che è una cosa fondamentale, molto importante. Io in questi mesi per problemi di salute ho un attimo staccato sta cosa comunque del pensare a me, eccetera eccetera, anche perché raga, devo comunque risolvere ancora delle cose di salute, però voglio un attimo concentrarmi un po' su me, cose che nell'ultimo periodo non è che ho tanto fatto. Comunque guardate le mie unghie quanto sono belle, questo colore, cioè io lo adoro tantissimo, questo colore troppo bello. Adesso vado a casa, dopo riscendo perché devo fare delle commissioni, devo comprare una cosa per un infusore da tè che non ho. Quindi sta. Allora, ho parcheggiato. Ragazzi, guardate queste scarpe quanto sono belle. L'ho cambiata, l'ho messa così, la Barbie. Adoro queste scarpe. Cioè, pensate che le ho prese su Wish. Cioè, troppo belle. Buongiorno ragazze, stamattina. Stamattina ormai siamo, che sono quasi le 2. Abbiamo deciso di pranzare fuori. Quindi vi porto un po' con me. Come prima? Siamo entrati dentro al castello dell'uovo qua. Mi hanno spiaccicato questo adesivo. Mi ricorda un po' le gite scolastiche. Sì, mi ricordo le gite scolastiche della scuola. Vabbè, dopo, cioè, abbiamo mangiato, abbiamo pranzato e adesso ci facciamo questo giretto qua nel castello.
che è sul mare. Allora, questo praticamente è la mostra per Edoardo De Filippo. Cioè, come non conoscerlo? Credo che tutti lo conoscano. Questi sono tutti gli archivi storici. Buonasera ragazze, allora sto a casa, sono stanchissima, adesso mi faccio una doccia, mi strucco, stasera ho mangiato, dico la verità, la pastina con l'omogenizzato perché veramente cioè non avevo voglia né di carne né di formaggio, ma cioè, ho fatto una cosa così leggera e... Oggi pomeriggio poi sono andata a farmi altri accertamenti di analisi del sangue e mamma mia ragazze, questo mese non so, cioè sono 3-4 settimane mi sto tirando il sangue continuamente, ma è basta, non ce la faccio più. Poi che ho fatto più? Ah, poi sono andata alla fabbrica dell'ottico e io già sapevo perché... Già da un paio di mesi quando porto la macchina la sera vedo, diciamo, non vedo molto bene e infatti ho fatto il controllo e sono, diciamo, sono peggiorata di mezzo grado e niente, sono peggiorata di mezzo grado, quindi mi sono fatta fare degli occhiali nuovi. Questo modello qua io già lo volevo tipo l'anno scorso, però vabbè, me l'ho fatto fare ora. Sono, mamma mia ragazze, io mi impappino a parlare, cioè con le parole, con la videocamera. La pronuncia, mo qual è? Cioè io le chiamo le Ray-Ban. Le chiamo le Ray-Ban, poi non lo so se ci sono persone che le chiamano Ray-Ban. Comunque a forma di goccia, con il contorno dorato e mi sono fatta fare quelle, anche se c'erano due o tre modelli che mi piacevano,
però non lo so, raga, cioè, mi sono fatta fare più quelle là perché sotto consiglio, cioè, che mi stavano meglio, quindi mi piacevano anche quelle della Swarovski. Però, cioè, i prezzi comunque sono abbastanza accessibili e... Mamma mia, non fateci caso a questo mollettone in testa che ho. Poi le sopracciglia dovrò fare il ritocco a fine mese. E niente, oggi appunto è stata una giornata, cioè l'ho passata la maggior parte fuori casa perché ho pranzato fuori, sono stata comunque, ho fatto dei giretti come potete vedere dalle clip che ho fatto. E niente, ho tantissimo sonno, raga, perché cioè io a livello di muscoli ieri è stato il primo giorno di palestra dopo 2 mesi che non ci andavo, cioè ho proprio le gambe e il petto distrutti, cioè mi fanno malissimo, quindi è stato un risveglio muscolare proprio, mamma mia. Quindi davvero stasera non vedo l'ora di mettermi a letto. Se continuerò a fare dei video, dipende dalle cose che faccio, insomma, anche perché comunque la maggior parte, cioè, fare video sulla quotidianità non è che tanto mi ispira. Magari andrei a fare qualche viaggetto, andrei magari a qualche parte più particolare, sì, però comunque registrare la vita di tutti i giorni non è che tanto mi ispira a farlo. E niente, ragazze, vado a letto, cioè mi strucco prima, vado a letto e ci vediamo domani se ho qualcosa di interessante da farvi vedere. Oggi è venerdì, sto andando in palestra e la giornata, cioè, si sta abbastanza bene. Questa settimana, cioè non ricordo, oggi è 15, penso di sì, questa settimana, no, o è 16, questa settimana ho fatto la tintura ai capelli, li ho fatti un po' più scuri e ho cambiato la montatura degli occhiali proprio perché... Vabbè, ho fatto la visita, sono peggiorata di mezzo grado e niente. Quindi questa è la montatura nuova. Adesso vado ad allenarmi. Sono tornata a casa, tra po' pranzo. Ovviamente dopo la palestra, cioè, mangio uno dei miei piatti preferiti. Sono le orecchiette pugliesi con i broccoli. Adesso li sto riscaldando. Veramente mi piacciono troppo. Al ritorno ho lasciato l'auto dal gommista e mi sta mettendo le 2 ruote avanti nuove e tra 1 ora la vado a ritirare.